Chi è questa Mara Aramov? Sembra che voi due la conosciate bene. È una lunga storia. Per chi lavora? Avevate detto che lavorava per Markinson. Non ne sono più sicura. Finalmente ha parlato. Grigorov è tenuto al Point 36. Point 36. Cos'è il Point 36? Il Point 36 è un gulag femminile in Siberia. Si trova nella città di Kazakh. In russo tomba bianca. Intendi la prigione di Al-Shir? Cosa? Fu costruita durante le purghe staliniste per ospitare mogli e madri dei dissidenti. È stata chiusa da Khrushchev nel 54. Si credeva, ma non fu così. Sembra che ne sappiate parecchio. Leggo molto, soprattutto sull'oppressione femminile. Migliaia di donne morirono là dentro senza saper niente dei loro figli e mariti. Se non le uccideva la prigione, ci pensava il freddo o la disperazione. Io non ho letto nulla, ci sono stata. Circa 8 anni fa, dopo essere stata catturata in Afghanistan, il mio primo incarico per la Cina, prima che mi reclutasse l'agenzia. Un gulag femminile che non esiste. Un posto perfetto per far sparire i prigionieri politici. Sembra che la Glasnost abbia i suoi limiti. C'è dell'altro. Gregorov investigava su un consorzio internazionale di armi. Lo stesso gruppo che controlla la vostra agenzia vuole anche la nostra. Gregorov ha fatto la sua parte, che vendessero armi a sandinisti e contras o alimentassero la guerra tra Iran e Iraq all'SVR, non interessava. Lasciate autodistruggere l'Occidente. Proprio così, ma il virus Siphon Filter ha cambiato tutto. Gregorov scoprì che Xiao stava per comprare il virus. Il leader dell'Ain Longchang, la provincia che tenta la scissione della Cina. Ma ancora non ce l'ha fatta. La provincia è contesa dai nostri due paesi da 400 anni. Se Xiao avrà successo, la Cina ricorrerà alla guerra. E la Russia rimarrà coinvolta. Xiao lo sa. L'unica persona che può fermare il traffico d'armi ora è Gregorov. Ecco perché era ai magazzini della Farcom con noi. Cercava gli stessi nostri dischi. E anche lui pensava di aver trovato tutti i dati. Per sicurezza Gregorov ha tenuto nascosti tutti i file. E l'impostore non è riuscito a trovarli, ma nemmeno noi ne sappiamo niente. Dobbiamo liberarlo. Non avete molto tempo. Hanno ordinato la sua esecuzione. Morirà sulla sedia elettrica domani a mezzanotte. Ci sarò. No, sei troppo debole. Lo debbo fare, Gabe. La mia vita sarà in pericolo se non troveremo l'altra metà dei dati. E la mia gente morirà se Xihao otterrà la fase 2 del Siphon Filter. E inoltre io sono l'unica che conosce bene la prigione. Ok, è tuo allora. Spero che tu sappia cosa fai. Sono dentro. Da qui non dovrebbe essere difficile. Siamo al rendezvous. Qui tutto liscio. Devo trovare una strada verso la stanza del generatore inferiore. Da lì disattiverò l'energia. Миш, иди сюда, дело есть. Да, иду. Ты что-нибудь слышал насчет сегодняшней казни? А что? Это же мужчина. Ха, она просто похожа на мужчину. Миша, ну ты и козел. Павел, давай вставай! Stai qui. Andrà tutto bene. Ах, Одесса, жемчужина у моря. Ах.
чудеса. Охранник, дай воды. Позвать механиков в пятый сектор. Ты стой здесь и не будь как Дмитрий. Вот здесь-то как раз Дмитрий упал. Какой позор! Почему мне всегда достается самая хреновая работа? Иди сюда, шлюха! Я же тебя убью! Слышь, меня перевели в столичную тюрьму. Повезло. А я тут завяз, покуда коньки не отброшу. Или крыша не поедет, а? Да. Говорит Валерий, у меня все спокойно. Maledizione, Gabe. Questa era una lavanderia, ora è un punto di controllo con telecamere e pattuglie. Quante guardie ci sono? Non riesco a vederle, ma sembra ce ne sia una sola. In questo caso le camere probabilmente non saranno fisse, ma a rotazione. È solo una questione di tempo. È proprio quello che ci manca. Ascoltami, aspetta che la camera si giri e poi passa prima che torni ad inquadrarti. D'accordo. Рада тебя опять видеть, Гриша. Хорошо выглядишь. Я удивляюсь. У тебя еще осталось чувство юмора, Катюш. Купишь мне сигарет? Ха-ха! Тогда будешь должна мне 6 пачек. Ну, до завтра. Oddio. Gabe, ho passato il punto di controllo, ma credo sia tardi. Stanno portando Gregor alla camera dell'esecuzione. Allora non hai molto tempo. Vai adesso. Катя! Эй, Катя! Где ты пропала?
Ricevuto. Идите, посмотрите, что случилось с электричеством. Там заваруха! Сваливать надо!